Oggi, 22 maggio 2022, ci facciamo una passeggiata lungo Corso Umberto I con il professor Filippo Travallini, che ci racconta fatti e personaggi di vita paesana legati a un periodo che va dagli anni 30 fino agli anni 50 circa. Allora, professore, qui mi diceva prima che una volta c'era l'asilo. Questo era l'ingresso, questa scalinata era la scalinata d'ingresso, c'era sulla sinistra, dietro là, si entrava. L'asilo è stato istituito questo nel 1925, è stato un grosso evento sociale, perché si pensi che prima i ragazzi non avevano la possibilità di frequentare gli asili infantili, e in quell'anno sono venute le suore Alcantarine a caso, no? Le prime, e poi facevano anche un altro servizio, perché all'interno dell'asilo c'era una scuola per giovinette, di cucito, di ricamo, tenuta da una certa suora Adela, si chiamava la direttrice. È stato anche un fatto molto positivo per caso, perché per i ragazzi l'asilo era molto frequentato, era l'unico asilo, non c'era un asilo comunale, insomma. E questa era la zona, il corso era come questo, come struttura, urbanisticamente era così, solo naturalmente il pavimento qua non era qua di massetto, era un pavimento di terra, c'erano delle strisce di terra per il passaggio, perché spesso quando pioveva si allagava tutto, allora per passare da un marciapiede all'altro c'erano come delle pietre messe come i passaggi pedonali di adesso, e la vita scorreva in modo diverso. Per esempio qua di fronte, questi avevano gli animali, la vita si viveva molto, per esempio sui marciapiedi è impensabile oggigiorno, no? Se molti mettevano il gran turco sgranato a seccare, oppure mi ricordo c'era la macchinetta per sgranare queste, che facevano queste operazioni sulla strada, perché ecco, bisogna sempre contestualizzare il discorso, basta chiudere gli occhi e eliminare tutte le macchine, non c'era nessuna macchina in giro posteggiata come adesso, quindi il mondo era completamente diverso. Questo per esempio, c'era un noleggiatore, avevano pure un bus. Io mi ricordo con uno di questi andai alla famosa gita a Pompei tantissimi anni fa, erano quelle macchine residui della prima guerra mondiale, 18 BN, gomme piene. Io sto parlando degli anni 30, 34, 35, 36, e poi sono stati quelli degli anni importanti per Casoli, perché ci sono state delle realizzazioni per quel tempo avveniristiche. Tornando a guardare sull'altro marciapiede di fronte, c'erano altre attività. Questa qua era un'attività che allora, adesso le vede un unico negozio, invece prima c'erano due attività diverse. In questo portone più grande, qua in questa vetrata, che adesso è chiuso, ma insomma dentro c'è una vetrina, c'era un negozio del padre di Domenico Cipolla, che faceva quello che si chiamava l'oludentore. Invece dall'altra parte c'era, penso che sia il fratello Domenico del padre, che faceva l'orafo. Quindi c'aveva un banchetto in legno, non mi ricordo, da ragazzino, no? Veniamo qua e vediamo lui su questo banchetto a operare su anelli, su collane, cioè oggetti d'oro. Mi ricordo in particolare che usava una zampa di lepre per pulire il tavolo, per raccogliere i residui della lavorazione dell'oro, eccetera. Poi il padre di Alicia, adesso del titolare qua, Domenico, dopo, quando eravamo ragazzi giocavamo pure insieme qua sulla strada, poi quando lui era andato sotto le armi, era tornato da, aveva forse imparato dallo zio il mestiere di orafo,
E quindi dopo nel 45-46 aveva cambiato l'attività, cioè aveva annullato questa attività che forse non era più al passo con i tempi, quella di tintore, eccetera, e qua aveva trasferito, ingrandendolo, l'attività di orafo, di oreficeria, e quella è stata anche la sua fortuna, perché poi nei primi anni 50 c'è stata una grande, come dire, una grande disponibilità anche economica da parte dei nuovi cittadini dopo la guerra per ripristinare, e quindi ha avuto molto successo come negozio di oreficeria. Bene, torniamo sull'altro marciapiede, perché di fronte abbiamo l'attuale asilo delle Suore Alcantarine. L'edificio apparteneva a Don Nicola Consalvo, che donò questo stabile alle suore. Cosa ricorda di Don Nicola Consalvo? Era un sacerdote però un tipo particolare. Lui diceva: io sono sette cose: musicista, scrittore, poeta, giornalista, poi musicista, e poi alla fine diceva: e poi questo, cioè si toccava la zimarra che aveva, cioè per dire che era anche sacerdote. Ha fatto anche il maestro elementare, era famoso pure come maestro, ma non perché trasmettesse cultura, per il modo sui generis di insegnare, no? Insegnava canto, faceva cantare i ragazzi, ma allora le scuole erano diverse, il discorso adesso sì. Questo era il quartiere, questo per esempio in questo liceo non c'era quando ero un ragazzo io, qua c'era un terrapieno, c'era un muro, un terrapieno. Qui a fianco invece c'è casa Travaglini, la sua abitazione. Anticamente chi ci abitava? Tutta la famiglia mia, di sette persone, allora si abitava, erano le famiglie patriarcali, no? Sì. C'erano i due nonni, i due genitori, noi avevamo due figli e poi mio zio prete, eravamo in sette, in famiglia. Siamo stati sempre qua. E allora, prima, c'erano pure delle foto, non c'era questo palazzo scolastico. Questa zona era una zona, diciamo allora, di periferia di Casoli. Qua cominciavano allora a starci dei negozi, delle attività, specialmente questo edificio scolastico aveva dato un certo impulso, perché i ragazzi dovevano muovere. Qui siamo di fronte al Caffè del Piano, che sicuramente ricorda com'era e da chi era gestito anticamente. Questo era un bar già allora, c'era il gestore, il barista. Si chiamava Coccialisci, lui chiamava. Il padre di Tommaso Coccialisci era il titolare, il quale era bravissimo, in quanto aveva, cioè quel che so io, aveva seguito, aveva lavorato da giovane a Napoli, presso dei pasticcieri di Napoli. E faceva, per esempio, le mani atterrate, cioè le mandorle, non so come, con delle attorno, si chiamavano così, e facevano i gelati, però non sempre, che il bar era bello, insomma, attualmente se fosse rimasto così come arredamento era bellissimo. E qui invece cosa c'era? Un'orologeria, anche oreficeria, erano degli artigiani molto bravi, mi sembra che uno di questi è morto. Pasquale, uno si chiamava Pasquale, un altro non mi ricordo. Mi ricordo solo che uno di questi è morto con un cannoneggiamento dei soldati inglesi qua dietro durante. Là invece, guarda, c'era una trattoria di Oreste Calabrese, che era un oriundo di Villa Santa Maria, quindi era della scuola dei cuochi Villa Santa Maria. Si mangiava, io non lo so perché l'ho sentito dopo raccontare a mio nonno che ci andavano, eccetera, e si mangiava molto bene pagando poco. Allora c'erano parecchie trattorie a casa. Mi sembra che si chiamava la trattoria Tre Abruzzi, questo. La trattoria Tre Abruzzi? Tre Abruzzi si chiamava, era di Oreste Calabrese, questo me lo ricordo. Ricordo lui sulla porta, così, perché
perché se tu ti giri dietro qua c'era il negozio diciamo alimentare di mio padre. E siccome quindi da casa venivo sempre spesso qua, mi ricordo passando là davanti trovavo quest'uomo piuttosto grosso con un paio di baffi. Dopo il locale in cui c'era l'orologeria e dopo quel portone c'era un signore che aveva... Allora c'aveva la carrozza con i cavalli, cioè portava, se uno doveva andare, non so, alla stazione di casa, perché non c'erano i servizi come adesso, chiamava un ciuppariello e si faceva portare con sta carrozza, con il cavallo, e si pagava, uno che facevamo il vetturino, insomma. Questa casa che stiamo vedendo apparteneva ad Angeli Marino, il fratello di Giustino Marino, proprietario della casa di fronte. Ma qui chi ha vissuto quando lei era ragazzino? Qua abitava in affitto, stava la direttrice Serpieri, che era una direttrice che fece epoca allora, perché era una direttrice molto energica. Abitava qua insieme a una zia maestra. Lei, questa era Serpieri, era come del resto all'epoca, era direttrice dell'epoca negli anni 30, erano fascisti tutti, cioè quelli impiegati diciamo della pubblica amministrazione dovevano per forza avere la tessera del fascismo, partecipare sabato pomeriggio alle adunate, ogni tanto c'erano delle manifestazioni patriottiche, quindi porta accompagnare gli alunni, insomma, però era una direttrice che ha lavorato tanto, era tanto che, per esempio, quando noi andavamo qua, lei si affacciava là sopra, al balcone, ci chiamava, quando tutti i ragazzini che passavano, allora con un filo faceva scendere la lettera che doveva andare a bucare, dovevamo andare in lettera, eccetera. Non scendeva neanche. No, dava lezione di pomeriggio a tanti ragazzi di casa. Io non sono andato, però mio zio e tanti altri andavano il pomeriggio qua. Lei e la zia, donna Melli, si chiamava, facevano ripetizioni private a tutti, ripetizioni, facevano compiti fino alle 7 o 8 la sera, comunque tenevano impegnati i ragazzi. Questa è un'altra che non viene mai ricordata a caso, invece sì, questa direttrice Serpieri ha gestito questa prima esperienza della nuova scuola e non era facile allora, specialmente per una donna, avere a che fare con tanti maestri, anche prepotenti, abituati alla prepotenza. Qui c'era anticamente Mario il Barbiere, locale frequentato anche da Gabriele D'Annunzio. Cosa fece scrivere il poeta sull'antica insegna collocata sopra la porta? Allora ci aveva fatto scrivere, l'aveva dettato D'Annunzio, allora l'aveva scritto. È scritta in oro, me lo ricordo, al pettine d'oro da una parte, al culto della bellezza dall'altra, aveva scritto D'Annunzio, sai, nella sua. E qui invece cosa c'era? Questo locale ci avevano messo l'Onarmo, un'istituzione che era venuta fuori negli anni 50, che doveva assistere le donne in difficoltà, le giovani donne, madri, cose di questo genere, non so. E il locale, cioè questo Onarmo provvedeva anche, diciamo, certo una promozione sociale, culturale dell'ambiente, doveva fare questo. Avevano organizzato una mostra di pittura che è rimasta famosa. Perché? Più che per la bontà delle figure, dei titoli di queste, ma per i titoli. E questa mostra l'aveva fatto Camillo De Cinque. Era un fenomeno pure lui, vivo pure lui, particolare, strano. Ma io quando dico strano non li voglio offendere, li dico perché hanno dato, davano vita a un certo momento alla vita poesana. I titoli erano meravigliosi, un gatto così, con nero con una macchia bianca sul viso, il titolo era Gatto olandese aggrinzato.
Allora Don Gaetano dice, ma come si vede che questo è olandese? Le vedi che è bianco e nero? Allora, ma qui le vacche bianche, no, tutte le animali all'Olanda è bianco e nero. Oppure un altro titolo, ma ce l'ha ancora quel quadro sopra al coso, al bagno sopra, ce l'ha due pesci così. Sì, sì, il secondo lo dice, Rosciolo e Mugliello che fanno l'amore. Forse poi il bello vede, rido ancora adesso, perché a ripensare questa borsa è durata più di un mese, un paio di mesi qua dentro. Quindi quelli che andavano là, tutti quanti, ma cammi, scusi, ma come in mezzo all'acqua, come facevi a fare l'amore in mezzo all'acqua? Ma quanti pesci, perciò è stato un evento culturale irripetibile. Questo è particolare perché faceva anche il dentista, si entrava qua, faceva il dottore, ma allora i dottori erano diversi, qua si andava, tirava il dente, buonanotte, non è come tante cose. Qua poi c'era, nel famoso bar di Isaia, è stato per tantissimi anni vice sindaco, è stato un amministratore. E praticamente, che poi qua partivano e arrivavano i pullman. E il pullman, per esempio, che andava a Napoli, oppure tutti gli altri pullman, quelli che partivano la mattina alle 5:30, ce n'era uno, un altro alle 9, ma quello che andava a Napoli, quando c'era la linea di Ponzo, Lanciano-Napoli, arrivava qua la mattina alle 8. Il pullman, vedete, non c'erano le macchine naturalmente sulla piazza, si infilava un po' quasi in via Garibaldi, faceva una marcia indietro e si fermava qua davanti al bar. Questo bar però è sorto non come bar, questo è stato messo, altro elemento importante, alla fine degli anni 30, i primi anni 40, come latteria. In quel periodo, cosa avveniristica, quelle bottiglie tipiche del latte che in città che si usava allora da litro, avevo cominciato a portare questo latte da un litro per le case. Naturalmente qua a casa non poteva avere fortuna un'attività del genere, però il locale era stato attrezzato tanto che le pareti erano tutte rivestite in mattonelle, quindi una pulizia estrema per l'igiene. Poi invece si è trasformato subito in un bar, e qua c'era invece un altro bar, c'erano due bar di fronte, però convivevano tutti e due, quasi giocava di più a carte, faceva giocare a carte, si andavano a giocare qua di meno perché era un buco, no? Che si poteva giocare tanto. E qui invece cosa c'era? Durante l'occupazione dei tedeschi, Don Giustino Marino, che era il sindaco, aveva messo qua una specie di dipendenza dal comune, un ufficio perché i tedeschi di solito andavano dal sindaco, chiedevano: noi abbiamo bisogno oggi di 50 kg di zucchero, 70 questo, due vacche, tre vitelli, eccetera, eccetera. E il povero Don Giustino, sindaco doveva provvedere, che se no i tedeschi andavano a razziare loro per conto proprio. Quindi, ad evitare questa storia, era meglio procurare questa roba. E qua c'era l'ufficio di lui, Don Giustino, e c'era il vice sindaco Mosè Franchetti, che era il vice sindaco allora. Poi c'era la farmacia. La farmacia De Cecco, perché il titolare, che sappia io, risalgo, di dove era? Era di origine forse di Lama dei Peligni, perché noi si chiama Don Paolino De Cecco, Don Paolo, lui e la moglie facevano qua. Poi questi avevano, poi forse si servivano dell'attività pure di un farmacista di Agnone, Vecchiarelli, che era
bravissima persona, molto paziente, e che faceva poi di fatto il farmacista, perché su Don Paolo invece la società sportiva, uno che andava un po' sempre in giro. Questo era, ed era però un punto di riferimento, perché qua fuori si mettevano dei tavolini, però ecco, bisogna sempre pensare, chiudere gli occhi e pensare caso senza le macchine. Cioè, nessuna macchina bisogna avere. Allora era possibile pensare qua, c'erano delle sedie, qui ci si sedevano la sera, arrivava il medico, i farmacisti, parlavano, chiacchieravano, eccetera, eccetera. Era un salotto. Che meraviglia. Questo invece dove sta adesso? La farmacia, c'era un negozio del genere, come ho detto, si vendevano bottoni, filo, queste cose qua. Qua c'era un barbiere, a mio giudizio, importantissimo. Un barbiere, Guglielmino, Guglielmo D'Angelo, era il nome. Molto amendo, ho scritto una cosa su questo qua, ma sempre forse pubblicherà il numero, il prossimo numero, che io venivo qua a farmi la barba, eccetera. Era una persona specifica. Fino a che età è stato qua? Credo che sia morto nel 92-93. Ah. Mi diceva, era nato nel 900, questo è di sicuro. Era nato nel 900. E forse fino a, mi diceva negli ultimi tempi il professore, io sto qua in questo stesso negozio da 72 anni, ho cominciato a 12 anni, e poi non mi sono mosso più, sempre qua. Qua a fianco invece c'era la tabaccheria, una famosissima, perché era quella che stava al centro di tutto e qua si faceva tutto, i rossetti. Termine Gildo Rossetti l'aveva messo questa tabaccheria qua. E qua lo stesso, a fronte, se uno apre qua, vedi che sono pochi metri quadri. Eppure qua la gente la sera veniva a sedersi, a parlare, a chiedere com'è che non è. Io mi ricordo un tizio, venivamo qua a dire, andiamo a vedere che ha fatto, c'è un Gengur, si chiamava questo qua. Perché veniva qua, voleva sapere alle feste interparate chi veniva, la bambina, cose qua, e qua si faceva tutto un ufficio informazione. Infatti questi erano come uno, due, tre, come dei salotti paesani, dove la gente si fermava a chiacchierare. Qui siamo nell'androne dell'antico palazzo Ramondo, che ci porta sul cortile dietro l'edificio, dove d'estate per un periodo di tempo allestirono un cinema teatro all'aperto. Come si chiamava? Arena delle Stelle. Che anno? Che periodo? 50, 1950, 55. Qua stava la biglietteria, una cosa di meglio qua. C'era la biglietteria e qua dietro c'era il cinema vero e proprio. Ma era grande pure, perché allora c'era ancora l'abitudine, c'erano in Italia delle compagnie teatrali di secondo livello, diciamo così, che giravano per tutti i paesi. Qua per esempio arrivava ogni anno una compagnia, mi ricordo il nome, di Silver Schall, che era un attore che aveva questa compagnia, e la sera là dava queste rappresentazioni, non mi ricordo. Ti ricordi un in particolare? La vita di Cristo, come mi ricordo? La vita di Cristo perché quella sera reclutò un giovane di Casoli, di Mecola, Giuseppe di Mecola, il quale fece l'attore qua. Io mi ricordo proprio la scena, alcune donne che si muovevano là con i vestiti orientali sul palco stavano, e a un certo punto poi un silenzio di tomba, perché poi allora gli spettatori erano ingenui, non è che sono gli spettatori di adesso che hanno visto i talk show, sanno, quindi anche il teatro era un teatro semplice, fatto di niente, di persone, di parola solamente. Esce Peppe grosso, lui era con una pelle di pecora così di traverso sul coso, questo aveva, Peppe aveva, vabbè, ma sei dita, e dice io così, ieratico,
io sono il Cristo. Tutta la gente zitta, sorpresa da questo. A un certo momento c'è stato un emerito ubriacone, si chiamava Giovanni Salomone, che stava sempre ubriaco. Quello si alza dalla terra, dice, sale sul palco di forza e se tu sei Cristo, io sono Giovanni Battista. E allora le risate con me. Insomma, la vita era semplice, semplicissima. E per esempio un altro, poi dopo, quando si era tolto il cinema, qua, un altro tipo particolare di casoli, si chiamava Bouchard, si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, non lo so come si chiamava di nome e cognome. Bouchard stava qualcuno di per italianizzare, li chiamavano il Mendace, ma insomma era Bouchard, lo chiamava, è un tipo particolare, aveva messo una trattoria qua dietro. Michele Meccherino Bouchard. Michele Bouchard, Michele, sì. Era un altro tipo di quelli che meriterebbero un libro, insomma, per scrivere, per fare in galera, vabbè, ha fatto altre cose. Tra le altre cose aveva messo poi qua un campo di bocce, no, aveva messo qua, e sul campo di bocce, per poterlo far funzionare, la gente beveva, eccetera, aveva bisogno dei servizi pubblici, no? Che aveva fatto una piccola cabina qua con un vaso e ci aveva scritto sopra solo per Rinaro. E qui vediamo l'edificio in ristrutturazione che anticamente era l'Hotel Impero. Ecco, cosa si ricorda di questo Hotel Impero e perché si chiamava così? Io perlomeno ricordo io negli anni 30. Lei sa che nell'anno 36, 1936, sì, fu dichiarata la costituzione dell'impero italiano, no, dopo la vittoria della conquista coloniale dell'Africa, no, ci fu questa proclamazione dell'Italia, e tant'è vero che noi a scuola, mi ricordo che dovevamo dire Re Vittorio Emanuele III, re d'Italia e d'Albania e imperatore d'Etiopia. Il proprietario dello stabile era un medico di Casoli, di Petra. Il piano terra era adibito ad albergo ed era affidato in gestione al primo o uno di questi gestori è stato... Si chiamava Falicucci Gian Giulio, il quale, non so perché, e questo me lo ricordo pure come un sogno, il nonno di Giulio Gian Giulio. Il parente di quello. Sì, ho capito la famiglia. Quello c'aveva la gestione dell'albergo. Era il gestore. Sì. Quando questo era albergo Impero, io sto parlando degli anni 34, 35, anni 30. Dopo questo si era buttato là sopra, la mattina io mi ricordo che madre stava qua a terra, che eravamo ragazzini, venimmo di corsa, suicidato, buttandosi da quella finestra sopra là, dall'ultima finestra del, quasi del sottotetto, si buttò e si era ammazzato, si è suicidato. Per cui dopo la gestione sempre dell'albergo era passata, che io poi, se ci sono stati degli altri passaggi intermedi, non lo so. Mi ricordo a San Luisetta, questa San Luisetta era la zia dei Fiorentino, vedi Fiorentino? Sì. Fiorentino Giacinto, Mario, no, il padre di questi qua, la zia del padre. Il padre aveva un altro fratello, Giovannino, che era pure scapolo. Allora, questi due poi, e con le rispettive mogli, e questa zia che aveva il nome come cugina, eccetera, eccetera, hanno gestito. Era una brava cuoca, hanno gestito questo albergo. Ma io parlo anche, gestivano ancora nel
negli anni 50, 60, cioè quando c'era il lavoro della cena, sul 98, sì. Molti di quelli facevano che stavano, delle, stavano qua. Facevano delle riunioni qua. Facevano riunioni, lavoravano qua, sì, sì. E praticamente avevano stretto un legame con i proprietari, con i gestori, mi ricordo Shaquille, l'ingegnere Shaquille, che abitava proprio qua, si trovava benissimo con questa zia Luisetta. Ed era una donna che si sapeva molto fare, che aveva una capacità relazionale notevole, tanto che ammaliava un po' quasi tutti. La proprietà è rimasta sempre di questo dottor De Petra, che era un medico di Casoli, che aveva sposato però una signora di Foggia, una proprietaria di una proprietaria di grandi tenute nel Foggiano, tanto che questo dottore poi si era trasferito a Foggia perché la moglie aveva necessità di amministrare queste aziende agricole di grandi dimensioni che aveva, lasciando tutti i terreni che lui aveva qua. Avevano avuto 7 figlie, femmine, tutte e 7 tutte femmine, belle ragazze, alcune poi venivano d'estate, ecco, invece di giugno, alla fine di giugno, con la chiusura, dopo la chiusura delle scuole, venivano a passare l'estate qua. A casa, tutte le sere uscivano queste ragazze, belle ragazze tutte quante. Qui invece c'era un negozio di scarpe, negozio di Laurina Maesa, la zia di Michele Maesa, in dei 5. Calzature dei 5. E, insomma, erano 2 o 3 fratelli che poi hanno sposato tutti quanti in successione sta questa Laurina. Qua invece c'era l'esattoria comunale, che c'erano 2 impiegati. Uno era Cicillo sì. Ianieri, sì, sì. Che faceva la parte proprio amministrativa, cioè la parte contabile della tesoreria, dove si andava a pagare, no, come adesso si parla al comune, qua si andava sempre a pagare direttamente, no, le tasse comunali, eccetera. Il secondo, quello all'interno, invece, si occupava Camillo De Nobili, Camillucci, e si occupava del magazzino tabacchi, sale, tabacchi, eccetera. Poi qua c'era il negozio di igiene alimentare del padre di Michele Maesa. Cosa si ricorda di Michele Maesa? Una persona squisita, brava, solo che aveva un po', beveva un po' alla fine, e allora certe volte si alterava per effetto dell'alcol, ma era una persona, e poi Michele era socialista, noi lo prendevo sempre in giro perché lui era di fede, cioè credeva effettivamente nei valori del socialismo. Pensavo che effettivamente che il socialismo potesse risolvere i problemi dell'umanità, ma ne faceva un problema culturale, non solo pratico, ma non era, viveva questo suo mondo, e poi alla fine è stato costretto a prendersi carico di questo negozio perché il padre e la mamma erano morte e lui quindi era. Poi fortunatamente nell'ultimo periodo poi era stato impiegato a Chieti, all'università, come segretario, e so che anche là aveva, siccome era una persona di una umanità notevole, aveva conquistato un po' tutto l'ambiente universitario, studenti, professori. Qua c'era un negozio di vestiti, Bragadino se non ricordo male. Bragadino era il cognome della mamma, loro invece di Giacomo era il padre, sarebbe il nonno di Gian Domenico, no? Ed era un negozio, andava per la maggiore, venivano pure da fuori a comprare qua vestiti, perché per esempio avevano delle
novità dal punto di vista, per esempio, ricordo certi impermeabili, i primi impermeabili non di stoffa, di quella, insomma, per far acquistare i vestiti, mi ricordo, portavano le modelle che indossavano i vestiti, era di un certo tono, un certo, di una certa. Questa. Poi qua finiva un quarto a bar. Qua, da qua, cominciavano tutte le scale. Durante la seconda guerra mondiale qua non si poteva andare con le macchine, e tanto è vero che per andare su bisognava usare i muli, bisognava gli asini che si caricavano, oppure le persone. Per esempio, le dico questo: mio zio o tricolore che stavano sopra, avevano i negozi sopra, dovevano spesso scaricare la farina, il grano, tutte queste belle cose qua. Per esempio, i masciandoni che avevano i feudi, quando riportavano il grano, non potevano portarlo, o caricavano gli asini e portavano con gli asini, oppure quando questi dovevano scaricare la farina, il camion si fermava qua. Come facevano ad avvicinarsi al camion? Mettersi sulla spalla qua così un quintale di farina, farsi tutte queste scale fino al negozio di Raffaele Spinello, di Tricolore, che stavano oltre la piazza di sopra, e facevano 10-20 viaggi, perché il camion portava 10-20 sacchi. I sacchi non è come adesso da 30 kg, erano tutti da un quintale. Torniamo un attimo in piazza Umberto I o piazza San Rocco per ricordare che qui, a fianco alla chiesa, dove prima vi era una casa più piccola, c'era un forno. Chi lo gestiva? Di chi era questo forno? Lucio Fornaro si chiamava, che era il padre di Mario, il fornaio, quello che stava qua dietro, poi Domenico pure del bene, pure del bene, che prima stavano qua. Io quando ero ragazzo mi ricordo che allora, non so se lei sa come si faceva, le famiglie venivano a ordinare il forno, cioè dice Culupo, mia madre per esempio, dice, va a chiedere a Culucci se posso mettere l'ulevote, perché se no è aperto l'ulevote. Si prenotava. Allora Culucci diceva sì, puoi mettere al primo forno o al secondo, si facevano due forni. Poi lui passava per le case, la sera, verso le 6, le 7, a dire, non so, mia madre, Angiuli, mettilo l'ulevote, capite? Perché poteva. E la mattina lui veniva a prendere questo pane preparato per metterlo al forno. Poi dopo riportava, si veniva a riprendere il pane cotto. Poi oltretutto, poi siccome mio padre aveva il negozio, lui veniva poi sul tardi a portare 20 kg di pane, perché il pane si vendeva pochissimo quando tutti quanti lo facevano a casa. Però qualcuno, volevo dire solo una cosa, un particolare per dire com'erano i tempi. Quando portava la mattina 20 kg di pane, di filoncini di pane da un chilo, doveva portare sempre un altro. Perché? Perché quando si veniva a comprare il pane, non è come adesso, dammi una pagnotta e tu ti prendi quel pane e te ne vai, no? Tu, quando dicevi, voglio un chilo o mezzo chilo di pane, lo dovevi tagliare e pesare. Se ci mancava qualcosa, dovevi metterci un pezzettino che si chiamava la yonte. Inizia la yonte, essere mezzo chilo preciso. Perché poi nei negozi, allora, noi adesso compriamo con molta facilità, anche perché il benessere è quello che è, noi abbiamo la possibilità di fare. Ma prima, chi entrava in un negozio, prima di spendere i soldi, faceva 50.000 domande sul prezzo, sul concordava, non concordava. Era una trattativa. E poi era molto attenta all'operazione di peso. Non è che, quindi controllava. Che non aveva pareggiato la cosa. Il mondo era diverso, cara signora.